Amici di Gossip News, ben ritrovati. Io sono Nate, questa è una nuova pillola di gossip. Ormai, amici miei, siamo abituati a sentire di tutto e di più da Mr. Alex Belli, soprattutto via social. Quello che è successo nelle ultime ore lascia ancora una volta però a bocca spalancata, visto che l'ex GFino si è permesso di offendere, e non poco, la nostra mitica Orietta Berti, prossima, che ve lo dico a fa, opinionista del GF VIP. Insomma, un bruttissimo scivolone quello di Alex, un'offesa a tutto campo, oserei dire, che forse farebbe bene ora chiedere scusa alla cantante. Lo farà? Non lo farà? Ma ora vi racconto nel dettaglio tutto quello che è successo. Prima di proseguire, vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi, cliccate e condividete come non ci fosse un domani. Ma veniamo a noi. Alex Belli ormai ci ha abituato a tutto, ma proprio tutto. Lo abbiamo conosciuto al GF VIP 6 e sembrava che nulla di ciò che dicesse potesse più sorprenderci. E invece ci è riuscito, e come, ma ovviamente in negativo, perché ovviamente si sa qual è il mood del nostro signor Alex. L'ex GFino infatti in queste ultime ore si è reso protagonista di un bruttissimissimo scivolone su Twitter. Insomma, una bruttissima uscita via social verso una delle opinioniste del prossimo GF VIP 7. Sonia Bruganelli? No, Sonia è intoccabile. Orietta Berti? Eh sì, perché il buon Alex ha avuto un atteggiamento che a dire inaccettabile e dir poco verso appunto la nostra Oriettona nazionale. Ma nel dettaglio, tutto è partito nel momento in cui un follower di Alex, perché c'hai follower, sì, e anche tanti, gli chiedeva cosa ne pensasse delle dichiarazioni di Orietta rilasciate sull'ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni, riferite al fatto che la stessa Berti si augurasse di non sbagliare i nomi dei concorrenti del reality. Perché raga, può capitare, no? Ve lo dice uno che proprio ha la memoria... fracica proprio. Comunque, ha paura, ma l'ha detto anche scherzosamente, ha detto spero di ricordarmi i nomi, va bene. Ebbene, Mr. Belli, rispondendo a questo utente, ha utilizzato toni imbarazzanti, toni di cattivo gusto, vabbè, il suo stile. In buona sostanza è apparso come una persona irrispettosa, soprattutto perché le parole da lui pronunciate si riferivano ad una donna che vanta, raga, non c'è bisogno che ve lo dica io, 50 anni di carriera, che si è sempre contraddistinta per il garbo e la gentilezza, si è sempre rinnovata, aggiungo io, no? Ha fatto delle cose anche musicalmente, anche abbastanza moderne, un parolone, però diciamo non è rimasta ai tempi di Finché la barca va. Orietta su TV Sorrisi e Canzoni si era solo mostrata preoccupata per la sua memoria, nulla di più. Raga, ne so qualcosa io. Per spiegare meglio il tono del tweet di Alex, riporto parola per parola quello che ha scritto l'ex GFino. Parole di Alex Belli. Andiamo bene, magari scegliere forza lavoro un po' più giovane, con memoria e possibilmente che non sia già in pensione. Poi, meno male che si dice largo ai giovani. Comunque rimanete lì fino alla fine perché poi vi devo dire una cosa che vi sorprenderà. Insomma, un attacco bello e buono, quello di Mr. Alex verso la nostra Oriettona nazionale, che qualche settimana fa si è permessa anche di dare un giudizio proprio sul percorso di Alex nella scorsa edizione del reality. Ma aggiungo, non è stata offensiva per niente. Lei però, a differenza del GFino, lo ha sì criticato, ma lo ha fatto con altri toni, come quei toni che dovrebbe usare tutta la gente dotata di un minimo di intelletto. E mi riferisco a tutti coloro che scrivono sui social. Vabbè, ma questo è un discorso diverso. Di certo non è stata offensiva, seppur sia stata critica, perché ci sta. Non ci può piacere a tutti, no? Però c'è modo e modo di dire le cose. D'altronde Mr. Belli e la sua compagna Delia Duran The Reflex, scusate, per mesi e mesi ci hanno intrattenuto con il fantomatico triangolo amoroso in cui era complice pure la nostra Soleil. Ma questo è un discorso che già è stato fatto. Come dimenticare la vicenda dell'amicizia artistica, alchemica e chimica, l'amore libero e quant'altro, il poliamore, il triangolo, il quadrilatero, il madre mia. Ne abbiamo sentiti di tutti i colori e giustamente anche Orietta si è sentita di dare un parere sulla coppia degli Alex. Beh, ha detto, ne parlano tutti, ne posso parlare anch'io, l'importante è non esagerare. La cantante è sì stata critica, ma non ha esagerato, appunto. Si è semplicemente limitata a dire quello che un po' tutti pensano, ossia che la coppia abbia puntato sul gossip spicciolo, visto che non è che ha granché esperienza nel mondo artistico, no? Ditemi se non ha ragione. La nostra Orietta, nello specifico, aveva dichiarato, giusto per correttezza, vi dico le esatte parole. Orietta: l'amore libero c'è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono?
Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra perché magari non hanno fatto nulla di importante nella loro vita professionale. Raga, non è mica quello che pensiamo tutti, compreso il mio gatto. E insomma, nonostante i dubbi e le perplessità espresse da Berti su Delia e Alex, quest'ultimo di certo non si può permettere di offendere in tale maniera una persona, soprattutto se è più anziana di lui, ma questo è un discorso trafatto e trapassato. Non è il discorso che bisogna essere gentili con una persona solo perché è più grande di noi. Bisogna essere gentili con una persona a prescindere, grande, piccola, media. Cioè, insomma, anche questa storia che, oh, perché sono più anziano, allora devi essere rispettoso. Allora, se sono un bimbo minchia, sì, se sono un bimbo minchia puoi anche trattarmi male. Perfetto, perfetto. Comunque, con una carriera alle spalle da fare invidia, perché Orietta può anche non piacere, potete dire tutto quello che volete, ma certo non è una che non ha fatto la gavetta, che non ha una carriera incredibile e che soprattutto, nonostante oltre 50 anni di carriera, è ancora in auge. È ancora in auge, quindi vuol dire che ha saputo rinnovarsi, vuol dire che è una persona con la cavessa. Comunque, detto questo, ora tutti dicono un bel bagno di umiltà al nostro Alex non farebbe male. Sarebbe forse il caso che utilizzasse Twitter per chiedere scusa alla cantante. Lo farà? Non lo farà? Secondo me no. Comunque, raga, il discorso è chiuso, la notizia ve l'ho data. Prima di chiudere, però, permettetevi di dirvi una cosa adesso, perché tutti adesso ovviamente si stanno scagliando sui social. Alex, come ti permetti? Sei un maleducato. È di qui, è di lì, è di su, è di giù. Allora, ragazzi, mettiamoci nella zucca che Alex tutto questo l'ha fatto apposta. L'ha fatto apposta, perché adesso possiamo dire tutto di Alex Belli, ma non certo che è una persona stupida, sciocca o irresponsabile. Irrispettosa sì, irresponsabile no. Quindi è ovvio come funziona questo discorso. Voi lo sapete, no? Quando te pubblichi qualcosa sui social, indipendentemente dalla modalità o dai toni delle reazioni che ha il tuo social, il tuo post, che siano positive che negative, quando sono tante, il social pompa di brutto il tuo post e lo fa visualizzare a più persone possibili. Quindi, è ovvio, è palesissimo che Alex ha fatto tutto questo apposta per scatenare l'opinione pubblica e per fare in modo che, chissà, magari durante il GF VIP, il signorini, in un momento di pazzia, perché deve essere pazzo per fare una roba del genere, chiamerà proprio Alex Belli per fare un confronto con Orietta Berti, perché ci sta, no? Raga, comunque, ditemi tutto quello che volete, ma Alex può piacere, non può piacere, io non sono un fan di Alex, ma non è scemo, quindi se è stato irrispettoso perché sa che l'irrispettosità, si dice così, porta bene, ragazzi. Ma perché, chiederete voi? Perché il mondo va al contrario, ragazzi. Perché il mondo va al contrario. Se io, quando ero piccolo, mi permettevo di offendere una persona più grande di me, mia mamma mi dava tanti di quegli scapaccioni che me li ricordavo fino adesso. Adesso no. Adesso nel mondo dei social è tutto il contrario. Se tu offendi, se tu sei incoerente, se tu sei diseducativo, che ci do, like, follower, Instagram, tutto, mamma, condivisioni. Quindi, ragazzi, quindi non lamentiamoci perché Alex Belli fa quello che ha fatto, ma lamentiamoci perché esiste un sistema che consente a persone come Alex Belli di fare quello che hanno fatto. Quindi, detto questo, non voglio con questo ovviamente difendere Alex Belli, perché è stata veramente un'uscita pietosissima e bruttissima, però ragazzi, così è. Comunque, questo è il mio pensiero, adesso voglio sapere il vostro di pensiero, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate a tal proposito, mi raccomando, scrivete, commentate, condividete, cliccate, fate tutto quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bedazzi!